Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, finalmente. E oggi ho deciso di portare un video un po' diverso dal solito, ovvero un video decluttering del mio make-up in generale. E credo che dividerò questo video in due parti. Questa è la prima parte in cui decluttero, diciamo, l'organizzatore in cui ho le cose che utilizzo giornalmente o comunque che cerco di utilizzare più spesso, che magari voglio finire. E nel prossimo video invece tutto il resto, facendo esclusione delle parti del mio kit professionale da makeup artist, che quella è la parte che è già quasi completamente sistemato, però è un'altra roba ancora che magari rivedremo più avanti. Spero che questo video vi piaccia, trovo una tipologia di video molto rilassante e anche motivante, soprattutto inizio anno, fare un ripulisti di tutte le cose vecchie, un punto della situazione di quello che c'è da finire, perché non è bello sprecare. E ovviamente tenete conto che queste sono cose che mi sono comprata io, quindi non sono gifted, che ho 1200 cose e a cuor leggero le decluttero. Cercherò di farlo con un po' di cognizione di causa, ecco. E perché non mi piace buttare le cose e ad alcune ci sono un po' affezionata. E niente, spero che il video vi piaccia. Allora, spero di aver fatto già l'introduzione perché sono davvero un po' rinco. Comunque, quello che volevo fare oggi è andare semplicemente a eliminare le cose che so che non funzionano più, sono finite, sono troppo vecchie, eccetera, e poi andare a riorganizzare tutto con anche le cose nuove, probabilmente off camera, perché non so quanto sia interessante vedere le vecchie, metto pipipi, le robe a posto. Fatto sta che il mio problema, tra virgolette, è che io non ho una postazione make-up. Io ho le cose divise in questo che utilizzo tutti i giorni, questi che sono extra, un cassettino con le palette, le cose un po' più ingombranti, e poi il cassetto per le cose che uso solo ed esclusivamente per lavoro, ecco. Andrei semplicemente a vedere le cose mie, quelle di lavoro, magari lo farò in un secondo momento. Questa è la cassettierina che ho in bagno per quando mi trucco tutti i giorni. Ho preso qui un bel cruschiavo per mettere dentro le robe poi da mettere a parte. E in realtà aveva una divisione prima, tipo prodotti labbra, matite labbra, occhi, eccetera. Ormai questa cosa non esiste più, quindi vado a caso. Inizio con questo prodotto di Elf, strafamoso perché è di Hubert di Charlotte Tilbury. Lui l'ho appena comprato e rimane. Devo dire che però fanno colorazioni un po' strane, nel senso che questa è la più chiara e per me comunque leggermente scura. È vero che è poco pigmentato, però è un po' borderline, ecco. Poi abbiamo i miei due prodotti sopracciglia, Mai Più Senza, che sono il Tame in Frame di NYX e il fissante di She Glam, quindi questi rimangono. Poi base ombretto, che è l'unica che ho insieme a quelle che uso per lavoro, è nuova, quindi ok. Poi ho i miei due prodotti viso, bronzer e contouring. Ce l'ho da un po' di tempo, però ora che li finisco ci metto tanto, poi le polveri scadono un po' più lentamente, ecco, hanno una vita più lunga. Questa in realtà è praticamente nuova e quindi le tengo tutte e due. Questa è più fredda per il contouring in polvere e questa è proprio una terra, un filo più calda. Molto carini i prodottini in crema di She Glam, a me piacciono tanto, e questi sono sempre per bronzer e contouring. Non so se tenerli qua, probabilmente li sposterò, soprattutto questo molto freddo che uso principalmente quando faccio cosplay, quindi lo metto in un'altra postazione, però rimane. Ed è il numero, no, si chiama Soft Tan, mentre l'altro, quello un po' più, diciamo, utilizzabile da tutti i giorni per le pelli un po' chiarette, è questo qui, che si chiama Golden Sun. Poi rimane il mio illuminante preferito di Colourpop, e si può vedere che mi piace, è anche leggermente distrutto. Molto bello è il Super Shock Cheek Sold Snow. Poi abbiamo She Glam, questo prodotto che sono un po' sì e no, nel senso che è molto bello, però non è super omogeneo secondo me. Il fatto è che mi piace davvero tantissimo il colore, cioè un rosso così non ce l'ho.
quindi io questo lo tengo. Questi prodottini di Mulac, che sono un illuminante, anche questo a me piace stra tantissimo, è uno di quegli illuminanti proprio vecchia generazione, però io lo uso tanto anche sugli occhi, quindi tengo. E poi questo purtroppo che mi hanno fatto cadere e è smaciullato, toglierò l'interno e terrò la confezione perché in realtà queste sono rifillabili. Fenty Beauty, anche questo io lo amo, Hustla Baby, che avevo preso in un kit col gloss, vediamo, e chiaramente rimane. Poi abbiamo Nabla, questa anche ha fatto il suo viaggetto, però lo uso ancora, mi piace tanto, ed è Beloved. Questo invece purtroppo mi sa che lo devo salutare perché è davvero troppo troppo vecchio. È di Sleek, il famosissimo dupe di Orgasm di NARS. E non lo so, mi dispiace perché è davvero bello questa palettona di roba, cioè è un peccato buttarla, però nonostante io l'abbia usata tanto e si vede, è davvero vecchiotta. Cioè questa l'avevo presa al mio viaggio vacanza studio alle superiori, cioè, tipo in terza superiore, quindi direi niente. Poi abbiamo questo bellissimo di Shiglam, sono i glitter, quelli famosissimi, io amo i glitter e lo vedrete prestissimo, e tra l'altro di questi ho preso anche il backup perché davvero non posso vivere senza. E poi ho questi che sono molto indecisa, nel senso che questa è una cosa bellissima di Mulac, tipo un prodotto all over che è super multichrome riflettente, io non credo che renda nemmeno in video, però proprio va dall'azzurro al viola, però come potete vedere ormai si stende male perché ce l'ho davvero da un po' di tempo, e ne ho uno simile di Shiglam e purtroppo mi sa che questo lo saluto. Passiamo a qui, che abbiamo, vabbè, un ombrettino liquido glitter di Shiglam che mi è stracomodo nella colorazione Twinkle, ed è un semplicissimo ombrettino un po' glitterato che metto quando non c'ho tanta voglia di fare grandi cose sugli occhi. Poi colla per ciglia finta, la mia preferita di Essence rimane. Poi abbiamo questo eyeliner bianco di Essence che io uso per il cosplay, per quando ho bisogno di fare un ghiosallo un po' più, spero di averlo detto correttamente, però un po' più accentuato, ecco. Non lo utilizzerei mai come eyeliner bianco perché non è abbastanza bianco e non dura abbastanza il tratto, però per quello che serve a me va benissimo. Un altro prodottino sopracciglia che è questo qua di Essence, in realtà questo io lo trovo molto comodo per quando non ho proprio voglia di farmi le sopracciglia, ma sappiate che io ho tipo le sopracciglia bionde, ho pochi peletti e questo mi aiuta un pochino, è proprio il mascarino, quello classico. E poi questo prodotto di Shiglam per fare le lentiggini, non lo uso spessissimo, però uno ad averlo. Eyeliner, questo è il mio eyeliner preferito da utilizzare su di me, chiaramente il Liquid Ink Waterproof di Essence, ce l'ho anche nella versione marrone. Io di questi, soprattutto del nero, perché questo è uscito dopo, ne ho fatti fuori una marea, li consiglio a tutti, li ho fatti comprare a tutte le mie amiche e miei amici e li consiglio molto anche a voi. Tra l'altro questo è mezzo finito e ho già comprato la scorta, li amo tantissimo. Questo qua di Pupa invece non mi fa impazzire, è marrone il bump, però lo uso per fare i nei finti, per quello è carino. Sugli occhi non lo uso perché a me non dura abbastanza, quindi non mi è piaciuto da quel punto di vista. Poi passiamo ai miei glitter preferiti, e poi devo provare anche quelli coreani, che altri coreani che ho trovato nel calendario dell'avvento, però intanto vi dico quelli che sto utilizzando giornalmente, a parte quelli di Shiglam, che sono questi di Kiko, strabelli, infatti sono tutti rovinati perché me li porto ovunque, i numeri 01, sono super colorati, di mille colori, non si capisce se sono azzurri, se sono oro, sugli occhi sono bellissimi. Tra l'altro da quando sono andata virali hanno anche alzato il prezzo, mannaggia. Però che costano sempre poco, una volta ogni tanto che fate un ordine su YesStyle provate questi qua perché sono altrettanto belli, costano di meno, i Jewel Potent si chiamano, sì, di McQueen. Poi abbiamo questi di MAC che sono nuovi, non ho ancora provato, i Diamond
colore Diamond Crumbles, che in realtà è più un ombretto liquido, però ditemi se questo, cioè questo è il mio colore, quindi sì. E per ora lo tengo anche nella scatolina perché non lo so, mi piace. Ecco qua, io vi ho fatto una divisione tra matite labbra, matite occhi. Io su di me le matite occhi le uso poco, però nonostante questo sono riuscita a fare un bel mischione di quelli potentissimi, quindi cerco di prendere un attimo quelle che sono sicura essere labbra, che sono queste qui. E allora ho queste qui nuove di Shillem, che sono nuovissime, le ho appena prese e quindi le tengo. Poi ho questa qua trasparente che non credo esista più, era quella cerosa di Essence, via, non l'ho mai usata e non credo che mai la userò. Quelle di Essence, queste qui classiche, soft contouring, sono molto carine, le tengo, le utilizzo praticamente sempre. Questa era di un kit di Wycon, ma mi piace tantissimo. Poi di Essence questa, di quelle automatiche. Io non uso tanto questi colori, però la matita è ancora buona, quindi la tengo. E poi ho queste due di Kiko, la 504 e 531, bellissime, tra le mie preferite, e quindi tengo. Poi andiamo a pescare altre matitine. Allora, abbiamo 1200 matite marroni Kajal di Essence. Questo col packaging lucido è quella più vecchia. E nonostante scriva ancora sulla mano, sono tutte lo stesso colore, sono tutte marroni, però la do via perché è davvero vecchissima. Poi ho queste due che mi sa che avevo comprato la seconda per sbaglio, pensando di aver buttato quella, di non aver ricomprato questa, e non so capire effettivamente. Ok, questa è un po' più vecchiottina, quindi la do via. Poi abbiamo matitina bianca di Essence, questa mi è sempre molto utile per quando faccio cosplay, quindi la tengo. E questa azzurra, che in realtà utilizzavo come matita a labbra, e di Kiko, che tengo per quando voglio fare le robe un po' più pazze. Poi It Style, io non credo che questa marca esista nemmeno più. Matite che ho comprato in occasione del mio primissimo cosplay di Toka per fare le sopracciglia, cosa che non farei mai più, le sopracciglia con le matite ora come ora, però non lo so, perché io ho anche una cassettina per le carnevalate, cioè quelle cose cosplay che faccio ancora più raramente, potrei mettermela lì. Per ora la tengo, poi vediamo se non la userò, via. Questo è il liner di Kiko della collezione di Wonder Woman. Io non apprezzo tanto gli eyeliner in penna perché si scaricano tanto velocemente, però questo mi è molto utile per fare delle linee molto sottili quando faccio cosplay, quindi le tengo. Poi concludendo con le cosine per gli occhi, abbiamo questo matitone di Kiko, stupendo. E se vi piace anche un po' il make-up alla coreana, questi qua accattateveli perché sono stracarini e molto simili anche a quelli che utilizzano loro, tipo questi. Questo è Twinkle Pop ed è uno stick glitteratino che ho trovato nel calendario, quindi tengo insieme a questa matita. Sembra fare Legiosal eye marker, sempre per Legiosal. Questo lo utilizzo per quando voglio di fare un Legiosal naturale, perché è davvero super delicato. Ha la polverina un po' illuminante qui, e poi da questa parte ha la matitina. Questa sempre comprato su YesStyle, chiaramente. E ultime matitine, questa qua di color avorio di Essence, mi piace molto e la tengo. Poi questa ancora non l'ho provata, infatti è tutto impacchettato di Olika e serve sempre per fare le Legiosal. E poi questa matitina bianca di Shiglam, molto carina, che tengo perché ho appena comprato. Poi passiamo ai prodotti per la base. Io non utilizzo tante cose insieme, cioè davvero pochi prodottini. In questo momento ho questi tre. Il camouflage di Essence per fare un po' di color correction. E poi due correttori un pochino più illuminanti. Ho questo qua di Makeup Revolution che odio, però sto cercando di finirlo,
perché mi va tutto nelle pieghette. Questo invece è il mio amato Tarte Shape Tape colore 16N, lo amo, quindi non va da nessuna parte. Poi come fondotinta io ho questi tre che sto utilizzando attualmente. Questo è quello un po' più scuretto che ho soprattutto per la stagione estiva. Questo è il mio classico che utilizzo adesso, questo è un fantasmino. E purtroppo questo non lo fanno più, ma è una bomba. Infatti sono a più di metà, mi dispiace tantissimo, ma bellissimo. Se vi capita di ritrovarlo a qualche sito, anzitutto fatemelo sapere e poi provatelo, perché è coprente giusto, quindi media coprenza, abbastanza modulabile. È super morbido e cremoso, non va nelle pieghette, è bellissimo. È uno dei miei preferiti e sulla stessa scia io amo tantissimo questo di Catrice, che anche questo purtroppo io non lo sto più trovando, poi non lo so. Il True Skin, questo è un colore un po' più scuro che utilizzo quando sono leggermente abbronzata. E poi questa bellissima, ragazzi, anche questa non la sto più trovando, ma è una roba nuova e l'ho quasi finita, la Hydra Hero. Questa è proprio una tinta super leggera. Poi abbiamo questo famosissimo, cioè non lo so se famosissimo, per me sì, dupe del blush, quello di Charlotte Tilbury, non so quale colorazione nello specifico, lo so tantissimo, è finito. Di Primark era, purtroppo non lo trovo più anche lui, perché Primark sapete che è un po', cioè come dire, cambia molto molto velocemente le sue linee, i suoi prodotti. Però mi è piaciuto tanto e al contrario di quelli di Elf che ho provato in negozio, mi sembrano molto molto disomogenei, questi no, sono bellissimi, hanno anche una bellissima perla. Dato è da più di un anno che ce l'ho, l'ho utilizzato, non dico giornalmente perché ho anche altri blush, però quando non sapevo che blush mettere, lui, sempre. Passiamo ai prodotti labbra che ho qui, ecco. Allora, rossetto rosso di Sephora, numero 94, molto carino, anche se tende un pochino troppo al fucsia per i miei gusti, però è nuovo, quindi ok. Poi abbiamo due lip plumper, Primark e Lip Injection, che rimangono. E poi ho questa lip tint, che come potete vedere è finita e non uso più. Era molto carina, però. E l'avevo presa su AliExpress, cioè ragazzi nulla di che, adesso ho scoperto quelle giapponesi e coreane che sono tutta un'altra storia, tipo questa qua di Etude House, bellissima, però questa può proprio andare, ecco, quella di Etude House chiaramente rimane. Poi abbiamo questa che è una tint di Revlon, è stranissima nel senso che ha sto puff tipo i correttori di Charlotte, ma lascia questo leggerissimo colore semitrasparente che però si fissa, che va molto adesso il semitrasparente sulle labbra, ma il fatto che questo si fissi è davvero comodo, perché al massimo devo riapplicare un po' di lucido, però questo rimane, quindi, ed è proprio quel colore che sta andando adesso, che secondo me su di me sta molto bene e mi piace molto. Vi dico il colore se trovo il numerino, 270 nel caso, carina carina, quindi questa la tengo. Poi tengo questa qua di Amuse Dewy Tint, appena trovata nel calendario d'avvento, quindi si tiene. Nabla, la mia amatissima Sweet Gravity, e Lime Crime, la mia amatissima Milf, tra le mie tre miei rossetti di Beauty Nude preferiti, quando voglio andare sul sicuro vado con loro. Comunque qui mi manca un burro cacao che sto cercando di finire, che direi che posso anche dare via perché è smaciullato, dare via, buttare. Uno dei miei rossetti rossi preferiti, perché è quella punta di rosso che io faccio fatica a trovare, il numero 052 degli Eye Matte di Pupa, è il rosso classico freddo ma che non vira il fucsia, bellissimo, bellissimo. E poi abbiamo due lip tint di Shiglam, queste sono quelle che rimangono lucide, un po' sulla scia di quelle di Lady Gaga e di Maybelline, ma sono un po' più sheer e semitrasparenti. Queste le uso tanto anche per cosplay, quando so di non potermi riapplicare una in continuazione un gloss, molto molto belline. E poi ci stanno qua, c'è la mia, la cipria che uso giornalmente, che è questa qua di Shiglam,
e il mio primer, che è questo qua di Too Faced Langover, classicissimo. Ok, adesso do una pulita e andiamo avanti con tutto quello che c'è lì. Ok, con questa prima parte ho abbastanza finito, nel senso questo è tutto quello che sarà sempre a portata di mano, e avendo tolto un po' di cose ho potuto aggiungere qui i miei blush, credo siano i miei blush in crema preferiti, questi qui di Shiplem, così riesco a sfruttarmeli anche un po' di più. E sì, ho aggiunto tanti colori di blush perché in questo momento è un po' una fissa mia, però ne ho anche tanti nuovi da provare, tipo questo qui che ho trovato nel calendario dell'avvento di Lily by Red, colore 03, ed è tipo un balm. Poi ho un paio di illuminanti, quelli di Nabla, insomma questi sono quelli che credo di utilizzare un pochettino di più. Rossetti ho lasciato proprio quelli che utilizzo più frequentemente, poi vedrò se aggiungere qualcosa che magari voglio utilizzare un po' più spesso, ecco. Direi che possiamo andare avanti con invece le cose che ho qui.